Ed ecco l'attività dei club nel segmento costruttori di futuro. I club Inner Wheel di Battipaglia sviluppa il tema distrettuale 2011-2012 con una significativa iniziativa. Memoria e progetto, tradizione e innovazione, promozione e valorizzazione delle risorse umane, ovvero della creatività dell'anima meridionale mediterranea. Interlocutori e destinatari di lezione, i giovani. Persistendo nell'obiettivo di aiutare i giovani ad inventarsi un futuro e restituire loro il connotato perduto della speranza, il progetto, ideato e promosso dalla presidente Anna De Martino, sostenuto e caldeggiato dalle socie, lancia un concorso tra saperi e sapori, dedicato alla cucina popolare delle feste, con la finalità di sostenere futuri chef dalle molte stellette, con l'augurio di scoprire, nell'anno centenario di Artusi, nuovi talenti. Ecco che durante la serata è stato distribuito il bando del concorso, presenti con le associazioni tutte del territorio, rappresentanti delle istituzioni del mondo della scuola e della cultura. Mario Mello, past governor del distretto Rotary 2100, ha illustrato tradizioni popolari e precedenti classici nel Mezzogiorno d'Italia, suscitando interesse e animando un vivace dibattito. La cucina del futuro tra tradizione e innovazione è stata trattata da Maristella Di Martino, giornalista e scrittrice enogastronomica. Tra le iniziative anche un concorso, Le ricette della tradizione, dedicato agli studenti dell'Istituto Alberghiero di Battipaglia e di Contursi, giovani chef del futuro, permettendo alle socie di essere costruttori di futuro nell'offrire loro una borsa di studio. L'Inner Wheel Club di Caserta Terra di Lavoro, nell'ambito delle attività rivolte ai giovani, ha avviato una scuola di pittura destinata ai bambini delle scuole elementari. Attualmente essa è tenuta dalla socia onoraria Maria Rosaria Cioffi. Inoltre, fin dallo scorso anno, il club si è proposto di collaborare con la struttura Oro Mare per avviare una scuola per l'insegnamento di arte orafa ai ragazzi. A tal fine, quest'anno sono state espletate le procedure burocratiche e l'Inner Wheel di Caserta, su richiesta di Oro Mare, si è posta come intermediaria tra una scuola media della provincia di Caserta e il comune di riferimento, nonché un istituto di scuola superiore. L'iniziativa si inserisce in un'ottica di collaborazione tra il mondo del lavoro e la scuola, estremamente importante in questo specifico momento storico. In questa stessa ottica si organizzerà un incontro tra la struttura e le socie del distretto per far conoscere i lavori e le attività svolte. Service nella scuola per il club di Nola Pomigliano d'Arco. Nell'età della pubertà si assiste ad una vera e propria trasformazione del ragazzo. Inizia una vita esistenziale inedita, passionale, segnata da disagi, chiusure, strutturata nell'insicurezza, carica di conflitti col mondo, con il sé e con gli altri. Il preadolescente vive la nuova realtà con profonda ignoranza, talvolta con esagerata tensione. È compito quindi della famiglia e della scuola essergli vicine, dando molto spazio all'affettività. Con il service, promuovendo nella scuola media Merliano di Nola incontri di educazione sull'affettività e alla sessualità tenuti dalla dottoressa Felicia Mocerino, specialista di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, si è voluto dare un contributo alla crescita globale del ragazzo. Il Club Valle Caudina, da parte sua, ha offerto sostegno e contributi per il corso di formazione per giovani alla cittadinanza attiva per il Centro Studi Bachelet. Cittadinanza attiva è un progetto di laboratorio di formazione sociale che mira alla sensibilizzazione diffusa e qualificata di giovani della nostra realtà territoriale. Attraverso lezioni cattedratiche e incontri guidati, vuole tracciare percorsi formativi che conducano a maturare una corretta crescita nella sensibilità civile. Cittadinanza attiva è un'esperienza formativa promossa e curata dal Centro Studi Sociali Bachelet Onlus della Diocesi di Cerreto Sannita Telese Sant'Agata dei Goti in collaborazione con università, istituzioni ed enti locali del territorio. Il Club di Castellammare di Stabia ha sostenuto l'associazione Certamen Plinianum e la delegazione dell'AICC, Associazione Italiana di Cultura Classica, di Castellammare di Stabia, impegnate a promuovere la conoscenza della figura e dell'opera di Plinio il Vecchio, autore legato alla storia culturale della città di Castellammare di Stabia, nata sul sito dell'antica Stabie. A tal fine, con la collaborazione di due licei, il liceo classico Plinio Seniore e il liceo scientifico Severi del Comune, dell'associazione ex alunni del Plinio Seniore e dell'associazione ex alunni del liceo scientifico Severi, l'associazione Certamen Plinianum e la delegazione dell'AIC realizzano il Certamen Plinianum, con cui si propongono di favorire l'incontro e lo scambio culturale tra studenti e docenti italiani e stranieri e di offrire agli studenti dei licei classici, scientifici e socio-psicopedagogici, nonché di istituzioni scolastiche straniere equivalenti, l'occasione di confrontarsi in una gara a premi, imperniata sulla conoscenza e l'esegesi dell'opera di Plinio.
Il Certamen Plinianum è un concorso a premi riservato agli studenti dell'ultima e penultima classe di licei classici, scientifici e psicopedagogici. La prova si svolgerà a Castellammare di Stabia e consisterà nella traduzione contrastiva di un brano della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio. I concorrenti, dopo aver interpretato il testo, avvalendosi tra l'altro del confronto di traduzioni d'autore loro fornite, elaboreranno una loro autonoma traduzione del brano proposto. Gli elaborati saranno valutati insindacabilmente da una giuria costituita da docenti universitari. Il Certamen Plinianum è inserito nell'elenco delle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie. Il Club Innerwil Pompeio Plonti ha attuato il progetto Un futuro da costruire, che consiste in una borsa di studio. I beneficiari saranno gli allievi delle ultime classi della scuola media che si distingueranno per rendimento e qualità morali. L'obiettivo è quello di aiutare i giovani ad affrontare con più serenità economica l'inizio di un nuovo ciclo di studi più impegnativo e decisivo per il loro futuro. Il compito di scegliere gli alunni meritevoli sarà affidato al dirigente scolastico coadiuvato dal corpo docenti. Il loro giudizio sarà insindacabile ed inappellabile. Alla fine dell'anno scolastico il preside comunicherà alla presidente del club, professoressa Almerinda Giuliano, i nominativi prescelti. Le borse di studio saranno due, ma per ogni scuola coinvolta, e avranno il valore di 300 euro ciascuna. Gli alunni prescelti saranno premiati presso la loro sede scolastica dalla presidente del club, accompagnata dalle socie ed in presenza del preside e degli insegnanti. Quest'anno le scuole beneficiarie, per motivi di operatività territoriale, sono la Scuola Media Statale di Filippo di Poggio Marino, la Scuola Media Statale Cardinal Prisco di Bosco Trecase. La borsa di studio è dedicata alla memoria della socia, la scrittrice Maria Orsini Natale, ed è alla sua prima edizione. Il club di Napoli Castel dell'Ovo ha rivolto il service di ceramica all'attenzione dei bambini della parrocchia di Santa Maria della Provvidenza Mater Dei, territorio della città che esprime qualche disagio, dove la socia Brunella Paulet insegna ai bambini la lavorazione della terracotta. I giovani allievi, attraverso il gioco, modellando immagini ed oggetti, realizzano lavori graziosi e vivaci. In questa maniera, socializzando e divertendosi, sperimentano e sviluppano capacità manuali e creative. Tra le iniziative anche il service presepiale, che si propone di salvaguardare e valorizzare una tradizione tipicamente napoletana che affonda le sue radici nella storia della città, nota in tutto il mondo per la sua tipica strada dei presepi e meta ogni anno di pellegrinaggio. La realizzazione dei pastori nel service è affidata alle socie già esperte e ad alcune giovani allieve che mostrano il desiderio di apprendere quest'arte così antica, che grazie ad abili artigiani si rinnova ogni anno nella città in una magica atmosfera di gioia che esprime desiderio di pace e di amore tra gli uomini. Il Club Innerwil di Sessa Aurunca ha indetto la quinta edizione del concorso letterario a premi rivolto agli allievi del triennio delle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio. I concorrenti, liberi di procedere alla stesura di un tema oppure alla produzione di un testo poetico, hanno interpretato la seguente traccia inerente alla tematica distrettuale ed in particolare sulle relazioni umane. Il titolo: Gli altri sono, bene o male, la prova che noi stiamo vivendo. Non sottovalutarli. Commenta questa massima facendo riferimento anche alle tue esperienze personali. La commissione esaminatrice ha premiato i tre elaborati migliori e uno dei testi poetici presentati. Gli alunni della scuola primaria, invece, sono stati coinvolti nella seconda edizione del concorso pittorico, inerente alla tematica distrettuale, rappresentando, con una tecnica a piacere, un monumento storico del proprio paese. Sono stati premiati i tre lavori migliori. Il Club di Sessa Aurunca ha deciso anche di donare una borsa di studio all'alunno più meritevole di liceo musicale statale annesso al convitto nazionale NIFO, di nuova istituzione da quest'anno sul territorio sessano ed unico in tutta la provincia di Caserta. La premiazione avverrà nel mese di giugno durante il saggio finale degli alunni, organizzato dalla stessa scuola.